Buongiorno, salve, da quanto tempo non ci vediamo? Sembro una pazza, no, io sono una pazza. E niente, ho appena finito di farmi la doccia, lavarmi i capelli, che tra l'altro in questo periodo, non so a voi, ma a me stanno cadendo proprio così come le foglie d'autunno, le foglie, vabbè. Comunque mi stavo mettendo un poco di questo Daily Brightening Serum che mi fu mandato da Good Molecules. Niente, praticamente devo idratare un pochino la pelle perché è un po' secca. E niente, come state? Buon inizio di settembre, madonna ragazzi, siamo a settembre. Io non ci posso credere. Comunque, ho la pelle particolarmente secca in questi giorni. E niente, come al solito io risento sempre di quei problemini che ho e quindi diciamo che la mia pelle da un giorno all'altra magari o è troppo secca oppure è grassa oppure non lo so. Comunque sarà pure proprio il periodo. Anyway, stamattina mi sono fatta la doccia e adesso scendiamo giù a fare la lavatrice e poi facciamo un attimo colazione. Devo mettermi un pochino di questo, raga. Cioè, vi giuro, questo me l'ha dato Rosy, glielo ordinai. E stava in offerta a 7,90 euro, una cosa del genere. Olio secco multiuso idratante. Questo è sia per il corpo che è quello al Monoi, sia per il corpo che per i capelli. Cioè, ragazzi, è qualcosa di fenomenale. Io lo metto addosso dopo che ho finito di fare la doccia e un poco sui capelli. Infatti, faccio schifo perché, come potete vedere, è già qua. Però io me lo sto tenendo come se fosse oro liquido. Quindi poi c'è questo profumo, no, credetemi, un profumo di Monoi, ragazzi, è qualcosa. Cioè, secondo me è proprio il profumo dell'estate, il Monoi. Adesso non so se legarli, non so se li lego. Allora io faccio così, faccio vedere. Faccio una treccia, non una treccia, diciamo le metto velocemente così in una. Sì, una specie di treccia e faccio lo chignon così quando poi, dato che le asciugo solo sopra perché c'è una certa età e va a finire che poi rimango bloccata con il collo. Sono una persona un po' vecchiotta e quindi non sono più giovane e fresca e quindi devo stare attenta. Allora, che cosa faccio? Dato che si squaglia in questi giorni, sì, ci stiamo sciogliendo lentamente, anche se oggi devo dire che fa un pochino più fresco del solito rispetto, perché ieri ha piovuto, e mi faccio una treccia così veloce veloce, ma proprio alla buona, e poi, ecco qua, così, giusto per movimentare un po' il capello, ecco proprio. Ecco qua, e faccio uno chignon così semplice semplice che poi finiscono di asciugarsi e quando poi li diciamo sciolgo diventano un pochino più ondulate, insomma prendono un po' di forma normale, anche se io in realtà raga di solito poi li lascio così, li metto legati e amen, perché va a finire che poi non ce la faccio. Non fate caso alla maglietta, raga, perché questa è la maglietta che io usai. Non so se vi ricordate un po' di tempo fa, quando abbiamo dipinto la parte di dietro di casa, e io usai questa maglietta, solo che la tengo per casa perché ci sono affezionata, diciamo, e quindi c'ha tutte queste cosine che non si sono tolte. Comunque, altra cosa che vi devo far vedere, perché poi vi dico sempre, poi ve ne parlo, poi ve ne parlo, poi ve ne parlo e non me ne parlo mai. Allora, prodotti con cui mi sto trovando proprio bene bene in questo periodo, vediamo un po', allora, a parte questa, ragazzi, queste qua, queste mousse qua, io la sto finendo. Quando le trovate da Lidl, mi raccomando, prendetele perché d'estate, per sciacquarvi il viso la mattina sono qualcosa di meraviglioso. Sto usando proprio assai questo qua che mi hanno mandato il come si dice tipo tonico.
perché mi rinfresca tantissimo la pelle. Questo qua è sempre di quel marchio Good Molecules e io li ringrazio perché me li hanno mandati, quindi ho visto che i prezzi sono pure abbastanza decenti. Altro prodotto che proprio d'estate mi sta aiutando tantissimo è questo, ragazze. Somatoline Cosmetics deodorante pelle sensibili, non è bio, non assolutamente, però questo qua, raga, lo mettete, state tranquilli perché comunque, insomma, nel periodo estivo si sa che si tende a sudare un pochino di più. Altro prodottino che ho riscoperto proprio in questo periodo è sia l'olio, questo qua di Sien, questo Sien Nature, che è praticamente l'olio quello là per l'anticellulite. Quasi dovremmo aprire un catalogo, non un libro, una cosa. Allora, anticellulite su di me è come dire, che ne so, stare a dieta e mangiare pane e Nutella, cioè per farvi capire, no? Proprio, però mi piace perché al di là dell'effetto anticellulite, quando vi fate la doccia e poi mettete questo qua, la pelle è estremamente vellutata, quindi è una questione più di idratazione, ecco. Poi una cosa che ho riscoperto, che non stavo usando in questo periodo, perché insomma, vabbè, comunque è questa crema qua di Equivalenza. E Equivalenza, io non so se voi riuscite, non si leggerà mai. Equivalenza è un marchio che fa i profumi equivalenti, ovvero se avete un profumo di marca particolare che vi piace, da Equivalenza trovate i dupes, che sono tra l'altro buonissimi perché ho provato i profumi, sono buonissimi. Questa qua, se vi ricordate, vi feci un video, ma proprio tanto tanto tempo fa, ma parliamo di 2 o 3 anni fa, e sicuramente diciamo che la scadenza. Ma noi non ci facciamo caso a queste cose, perché io questa qua non è che la uso tanto per il corpo, ne uso un pochino da mettere giusto sulla parte, diciamo, dell'anteriore delle braccia, così, e un po' qua sotto, perché questa è profumatissima e è l'equivalente di La Vie Belle di Lancôme, che è un profumo che a me piace tantissimo. Cioè, è troppo bello, insomma, quando non mi va di mettere il profumo, perché magari ce l'ho sempre sotto il naso, mo d'estate, è pesante, metto un pochino di questa qua, nella parte interna stavo dicendo i gomiti, sì, questi sono i gomiti, dei polsi, un pochino qua sotto, così, per mantenere il profumo, è buonissimo. E un'altra cosa che sto utilizzando e mi sta piacendo proprio assai sono questo set qua di Geomar, che ovviamente sono cose che uso, quindi di Geomar, questa è doccia sugar vellutante e addolcente. Io presi, se vi ricordate, il set un po' di tempo fa, fu un regalo di mio papà, e questo è con olio di argan, c'è sia questo qua, shower foam con olio di argan. Salutiamo il mio caro amico bagno di là. E poi, ovviamente, bagnatissimo perché l'ho usato prima, lo sugar scrub drenante, effetto antiacqua, sempre di Geomar. Questo set qua mi è piaciuto veramente tantissimo, raga, ma proprio assai. E altra cosa che questa qua mi è stata regalata da Rosy, che ringrazio, che è comunque una rappresentante di Brochet, quindi nel caso insomma, vi riferite a lei se per qualche prodotto, insomma, così. Io ho utilizzato questo qua pure. Vedete a che punto sta? Cioè, io lo sto per finire. Cioè, vi giuro, ha un profumo esagerato. Questo è Pompelmo. Bagno doccia energizzante, vi giuro, vi profuma tutto il bagno quando usate questo. Cioè, devo dire la verità, i prodotti Brochet sono ottimi. Fatemi sciacquare la mano perché, ecco, io adesso, no, perché di solito vi dico, poi vi faccio sapere come mi ci trovo, poi vi faccio sapere come mi ci trovo, ma poi non faccio mai video per parlarvi effettivamente delle cose. E quindi ho detto, dato che praticamente io sto facendo se non un video a settimana, lo state vedendo, ma ragazze, ecco, chiudo. È un periodo, aspettate che riaccendo, è un periodo particolare, ma non tanto per cose brutte, assolutamente, cioè non mi sto a lamentare.
che praticamente vi spiego, io sono andata un pochino a dare una mano al santo subito perché lui, insomma, lui praticamente in questo periodo sta lavorando. Mi metto qua perché sennò non mi vedete. Sta lavorando e quindi sono andata 2 o 3 giorni a dare una mano là e quindi quando tornavo a casa, sinceramente, di fare vlog cose non ce la facevo. Poi domenica ho avuto persone a pranzo, volevo fare un vlog ma non mi sembrava il caso. Altri giorni sono stata abbastanza impegnata, ma penso un po' come tutti d'estate, quindi non, insomma così. Alla fine mi veniva pure da prendere il telefono, tipo quando andavo là da Santo Subito in macchina, però poi tra una cosa e l'altra, la fretta, non ho fatto niente. Ora vado a, devo, ho i panni qua da portare in lavatrice, andiamo a lavare i pannucci. Comunque guardate raga, io mi sto trovando benissimo con... Guardate quanto è carina. Vi ho fatto il video quello là di Shein delle cose indossate. A me sta camicetta mi sta piacendo tantissimo. Infatti, tra le cose che ho comprato, penso che sia quella che sto utilizzando di più per uscire, perché è fresca, è morbida, non si attacca addosso, non vi fa sudare, cioè mi sta piacendo proprio assai. E devo fare un altro ordine Shein, quindi poi vedremo che cosa prendo perché sono giorni un po' no, non dif no, difficili, nel senso come devo spiegare, un po' di ansia perché poi insomma se le cose andranno come dico io, non ci fate caso, qua c'ho tutte le foto dei miei cari, questa è una stanza diciamo degli ospiti. Ma è una stanza dove mia nonna ci tiene tutte le sue cose, quindi pure tutte le fotografie, le varie cose. E praticamente vi dicevo, sì, c'è la brandina là dietro, vabbè. Sto aspettando degli esiti della domanda che ho fatto, quindi stiamo un po' agitate, sia io che il santo subito sto periodo, ma un po' tutti, insomma. Quindi perciò sto con la testa un po' tra le nuvole, ecco. Comunque, scendo giù, mettiamo a fare la lavatrice insieme e ci facciamo pure colazione. Amici, eccoci qui. Allora, per l'angolo disperato, casalinga disperata, allora vi faccio vedere le cose che sto usando per il bucato in questo periodo. Ho usato l'isoform questo qua detersivo igienizzante che mi sta, cioè allora questo è uno dei miei preferiti, ve l'ho fatti vedere anche, questo qua l'ho fatto vedere anche in qualche video dei finiti in tempi non sospetti, insomma quando vi faccio quei video rari ma abbastanza pieni delle cose che uso per la casa e quindi questo qua è l'isoform detersivo igienizzante colori brillanti. Io ve lo straconsiglio, è veramente uno dei miei detersivi preferiti, anche perché c'è un profumo, mi stava cascando, c'è un profumo meraviglioso, c'è il profumo di Big Bubble, cioè una cosa allucinante, buonissimo, quindi io questo ve lo straconsiglio. Poi ovviamente il mio caro Ace Gentile che non può mai mancare. Questo ne metto sempre un pochino insomma, insieme al detersivo io, perché fa questa azione, diciamo, smacchiante e anche un po' igienizzante. Quindi, onestamente, specialmente in questo periodo, un po' di questa qua non fa mai male, ma proprio in generale. E poi vi volevo parlare di questo qua che non ho acquistato io, però. Insomma, quando hanno fatto la spesa a casa, avevano preso questo qua, il Dexal lavatrice. Questo si vende all'Eurospin, formato convenienza, insomma, lavanda e camomilla. Ragazzi, mi dovete credere, io non ci avrei dato 2 lire a questo coso, anche perché di solito quando si prendono questi qua formati convenienza, grandi così, il più delle volte io non mi trovo bene perché è come se il profumo si perdesse, cioè io preferisco, lo sapete, l'Enor o comunque quello profumo d'Oriente, specialmente perché mi piace proprio tantissimo, che sono quelli là piccoli e concentrati che di solito mantengono di più il profumo. Ma credetemi, questo qua, profumo di lavanda e camomilla, è buonissimo, cioè veramente buonissimo, non ci avrei dato 2 lire io a sto coso. Quindi utilizzo queste cose qua adesso, a parte che poi già questo da solo lascia un bellissimo profumo sui capi, però insomma questo qua devo dire che
fa il suo dovere, quindi mi è piaciuto, ecco, nonostante fosse credo abbastanza economico, perché di solito questi qua Dexal dell'Eurospin sono abbastanza economici, però veramente, raga, cioè io mi sono trovata molto molto bene con questo trio, e vabbè, adesso faccio la lavatrice e andiamo a fa colazione. Dimenticando, mentre la lavatrice fa il suo dovere, allora io l'ho utilizzato l'altra volta, pensando subito, mi prese questo qua, vi faccio vedere, di Sien, è praticamente Botanic Green Sien, uno shampoo al 94% di origine naturale, incluso l'acqua. Ma sai, è argan e orange blossom, quindi argan e fiori d'arancio, credo. Quindi qui c'è scritto shampoo argan e fiori d'arancio con pregiato olio di argan e estratti di fiori d'arancio. Si prende cura dei capelli secchi fino alle punte, senza siliconi, vegano. Comunque, ragazze, credetemi, è buonissimo. Tant'è vero che io l'altra volta sono andata da Lidl per prenderne un altro e lo volevo prendere alzando subito, però l'altra versione, quello per capelli un po' più, cioè capelli normali, perché questo era per capelli secchi, purtroppo non ne ho trovati più perché sono andati a ruba. Quindi se doveste trovare questo qua, tra l'altro costava pure poco, mi pare 2,50 euro, cioè è grandissimo, sono 400 ml, raga. Credetemi, mi è piaciuto proprio assai questo qua. Cioè, questo va tra i prodotti migliori di questo periodo, diciamo tra le scoperte. Peccato che fa parte delle solite cose, diciamo, limited edition di Lidl, quindi è un po' difficile secondo me poi adesso da reperire questo qua. Però mi è piaciuto proprio tanto tanto tanto, sono sincera, mi sta piacendo assai. Poi questo fatto che abbia la pompetta, magari da portare appresso diventa un po' scomodo, ma da tenere in bagno è veramente comoda come confezione. Quindi ottimo, mi è piaciuto, buono. Amici, eccoci qua. Allora, ecco il dessert, questo qua proteico di cui vi parlai l'altra volta. Comunque, col senno di poi vi posso dire che mi stanno piacendo tantissimo sia quello al cioccolato che questo qua. Ovviamente quello al cioccolato rimane il migliore secondo me, però questo qua è veramente pure molto buono. Se siete curiosi, sto parlando di questo dessert proteico della Milbona che si trova da Lidl, e vi ho fatto un video dove lo assaggiavamo insieme per, insomma, per capire com'è. E poi ovviamente a me la mia tazza di coso qua, di latte e caffè la mattina, cioè più che latte e caffè e latte, cioè nel senso io ho bisogno del caffè la mattina. Ho acceso il computer perché ho dei lavoretti da fare, delle cose da fare, e poi insomma ci sta sempre lui, sempre lui che mi aspetta. Ho le labbra screpolatissime, ho fatto caso a sta cosa, cioè ho le labbra molto screpolate in questo periodo, devo mettere qualcosina. Tra l'altro Rossi mi aveva regalato pure due lip balm, di quelli, due lip rocher che sono buonissimi, ma non li ho aperti, sto usando quello che ho perché me li voglio portare con me e quindi non li voglio proprio aprire. E niente, regà, aspetto che la lavatrice faccia il suo dovere, dopo vado a stendere i panni. E adesso mi metto, invece faccio colazione e niente, poi mi metto a fare i miei lavoretti, le mie cose qua, e casomai ci vediamo più tardi. Yo-yo, che cosa stai facendo? Ah, mangi le noccioline tu! Sei un mangiatore compulsivo di noccioline! Cioè, no, vabbè. Bravo! Ciao Jeff! Vedete che i miei cagnolini, qui abbiamo una piccola pianta di noccioline, eccolo, eccolo lì, il cacciatore di nocciole. Guardate la sua felicità. Com'è felice di mangiare nocciole. Vedete, qui ci sono le noccioline. Vuoi la nocciola? Tiè,
La vuoi? Ti. Cioè loro fanno questo, prendono le nocciole, Jeffrey. No, non sei convinto? Questa è la loro contentezza. No, allora ho messo qui i panni ad asciugare. Oggi è una giornata bellissima, raga. Mamma mia, che giornata! E come potete vedere, è pure bella ventilata, quindi non è quel caldo esagerato che c'è di solito. Io adoro la giornata così. Spero che inizi a fare un pochino più freschetto, perché altrimenti noiavo sto fa. Niente, adesso andiamo dentro e devo fare la pasta con, diciamo, come posso dire? Invece di fare l'insalata di riso, faccio l'insalata di pasta oggi. E qui ci sono i fiorellini di nonna. Vedete? L'uva. L'orgoglio, la nostra uva qui davanti casa. C'è questa e c'è anche l'altra. Vedete questa qui rossa? Vabbè, adesso devo andare a fare da mangiare. Andiamo, Jeffrey? Andiamo? No? Non sei convinto? No, tu vuoi le noccioline, ho capito. Amici, eccoci qua. Allora, cucinare, non sapere dove appoggiarvi, non è una cosa bella. Comunque, vado a mettere queste pennette qua. Perché ve l'ho detto, voglio fare un pochino di pasta fredda, una cosa molto veloce. Mamma mia, che faccia! Una cosa molto veloce. E poi farò le uova, penso che le faccio tipo strapazzate, tipo alla cantonese, invece di metterle così sode nella pasta, le voglio fare tipo, come si dice? Sì, strapazzate. Poi ci metterò magari un wurstel e pomodori, perché poi con le uova, insomma, farle col tonno. No. E quindi faccio wurstel e pomodori. E vado a buttare la pasta perché se no gli avo sto fa. Allora ho buttato la pasta perché tanto questa sarà praticamente primo e secondo. E poi, Rosa, ma tu come le fai le uova strapazzate? Boh, cioè nel senso, ecco qua, ci metto un poco di aglio in polvere, facciamo così, e un poco di pepe. E le faccio cuocere un pochino, poi ci metto, cioè praticamente le voglio spappottiare così, insomma, spappottiare, cioè nel senso le rompo in questo modo qua e poi ci metto una goccina di latte e le faccio cuocere, così stando attenta che non si attaccano sotto. E poi quando sono diventate tipo una frittatina tutta sfranticchiata, sfrantumata, e niente, poi dopo vado a far bollire i wurstel e poi ci metto pomodoro, da tagliare i pomodori. Una cosa proprio oggi super easy, perché non mi va di fare un cacchio. Quindi ho detto oggi pasta fredda e vai. Amici, eccoci qua. Allora, l'ho fatta così. Quindi ho messo i pomodorini, che questi sono praticamente i nostri. Poi ho messo l'uovo così fatto, come posso dire? Vabbè, ci ho messo, insomma, come cacchio si chiama, che non mi viene mai il termine. Oddio, vabbè, avete capito. Ci ho messo un po' di latte, l'ho così fatto sbriciolato. E niente, e poi ci ho messo il wurstel, mentre, vabbè, a mia nonna l'ho lasciato in bianco perché a lei non piacciono. E poi praticamente questi li faccio un pochino più al dente, a mia nonna li faccio un po' più morbidi perché a lei piacciono ben cotti, perché al dente non li riesce a mangiare. E niente, raga, buon appetito. E io penso che questo vlog lo finisco qua. E oddio, io raga, vi giuro, in questi giorni sto amando insalate di riso, insalate di pasta, perché sono fresche, cioè una cosa veloce, primo e secondo insieme e stai a posto.
Quindi è un'idea magari pure per voi. Poi di solito io faccio uovo sodo, cioè nel senso io adesso l'ho fatto così, quindi ho preferito mettere il Wüstel perché non so se è buono anche con il tonno, così con l'ovetto, insomma, fatto in questo modo qua. Però di solito faccio pure tipo tonno e uova sode, insomma, dipende da quello che, cioè da che cosa ci voglio mettere dentro. E vabbè, raga, questo è il mio pranzo di oggi. E grazie per aver guardato il vlog. Aspettate che mi faccio vedere. Eccomi qua. Allora, niente, era un vlog giusto per salutarvi, per stare un pochino insieme così in questa giornata. Sta sto sole che è meraviglioso, però mi dovete credere, sto sole è bellissimo perché non è quel sole che scotta, che vi fa sudare. Vedete come sto fresca? Non ci posso credere, vabbè, comincia il freschetto. E niente, raga, vi mando un bacione, buona giornata, e spero di vederci presto in un prossimo vlog. Ciao!